Liturgia. 26esima settimana, tempo ordinario, anno dispari, lunedì. Dio è tutta la nostra speranza. Così il profeta Zaccaria vive la parola del Signore degli eserciti. Dio rivela il suo amore. Sono molto geloso di Sion. Un grande ardore mi infiamma per lei. Dio è innamorato del suo popolo, è il suo amore. E Dio promette, tornerò ad abitare in Gerusalemme. E la città sarà chiamata città fedele, il monte del Signore monte santo. Dopo i 70 anni di deportazione in Babilonia, Dio vuole riavere per sé il suo popolo. È innamorato di Sion. Un grande amore, un grande ardore infiamma il Signore per Israele. Dio è vita. Lui prevede, Dio realizza. Ecco, vecchi e vecchie, ancora nelle piazze di Gerusalemme, vivranno una lunga vita. Anche i fanciulli e le fanciulle saranno tanti nelle piazze di Gerusalemme. A voi sembra impossibile, ma nel cuore del Signore tutto è possibile. Vi radunerò dall'Oriente, dall'Occidente. Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. È la restaurazione del patto, dell'alleanza, nella fedeltà, nella giustizia, nella santità. Il Salmo 101 viene come cantato per inneggiare tutto questo. Il Signore ricostruito Sion ed apparso in tutto il suo splendore. Anche in mezzo agli apostoli Gesù deve restaurarli. Gli apostoli ogni tanto hanno un problema da risolvere, dice San Luca al capitolo 9. Nacque un dissenso tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Gli evangelisti ogni tanto ritornano su questo argomento e ce ne parlano. Chi vale di più? Chi è più grande? Chi ha diritto al primo posto? Solo nel mondo ebraico era così. Nel mondo secondo il mondo sarà sempre così. Gesù ha parlato loro, questa volta parla con un esempio plastico. Attira a sé un bambino, lo tiene a lui vicino. Certo è un privilegio anche questo, essere un bimbo così vicino al Signore Gesù. Un privilegiato. E lui insegna, il Maestro insegna. Chi accoglie questo bambino nel mio nome accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco la scala della grandezza, l'umiltà della creatura come un bambino e la vicinanza a Gesù, accoglie Lui per accogliere il Padre Celeste. Solo Dio è grande. Giovanni interviene. Ma potremmo dire ancora sulla vecchia grandezza. Lo spiega il Maestro che hanno incontrato uno che scacciava i demoni nel tuo nome e noi gliel'abbiamo impedito. E Gesù educa anche loro, è una vera restaurazione dei cuori. Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Guardiamo come sempre a Maria, il suo nome è già liberazione da ogni attacco del nemico. La sua vita risplende. Lei come luce e terrore dei demoni che sono tenebre. Maria è piccola, è umile, è più piccola di quel bambino perché si è riconosciuta piccola.
E allora che Dio le dà di essere così potente.